Ciao amici, avere un consulente legale online non è una cosa che succede così tutti i giorni. Provate a chiedere a un avvocato, scusa, mi fai una consulenza legale gratis che poi magari la pubblichiamo sul web a beneficio di tutti? Beh, se vi piace l'idea, siete sul canale giusto. Prendete il cellulare, riprendetevi e inviatemi la vostra videodomanda al numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione. Io poi la pubblicherò su questo stesso canale insieme alla mia videorisposta. E non dimenticate la parola magica. Questa è la legge. Avvocato, buongiorno. Un quesito un po' anomalo. Ipotizzando che a fine pandemia io dovessi perdere lavoro e di conseguenza vendessi l'auto e disdicessi l'affitto, quindi mi ritrovassi senza beni di proprietà e decidessi di partire per un viaggio, un anno sabbatico di viaggio in giro per il mondo dove si potrà. Come dovrei comportarmi per quanto riguarda la residenza? Dovrei portarla a casa di qualche amico o parente disponibile? O ci sono delle alternative, pensando anche al fatto che probabilmente dopo questa pandemia potrebbero esserci molti più nomadi digitali, quindi gente che non ha bisogno di una casa fissa, mi chiedo se lo Stato abbia già pensato a qualcosa. Grazie, e questa è la legge. Tutti dobbiamo avere una residenza. Chi non ha una residenza non può votare, non può avere un medico di base, non può avere la carta d'identità, aprire una partita IVA o non può godere addirittura di prestazioni previdenziali o sociali. Essere reperibili quindi è un dovere di tutti. Se così non fosse, difficilmente si potrebbero condurre indagini, punire i colpevoli o anche solo intentare giudizi civili. Non si potrebbero notificare atti fiscali o giudiziari, contravvenzioni, consegnare le semplici raccomandate. Per ovviare a questa grave situazione, la legge dice che le persone senza fissa dimora possono ottenere una residenza anagrafica vincolata al possesso di un domicilio, cioè di un posto dove si vive in maniera stabile, ma che non deve essere per forza un'abitazione. Può trattarsi infatti di una stazione ferroviaria, di una panchina in un parco, di una via, di uno scantinato. Secondo la Cassazione, l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino, è un obbligo per l'ufficiale dell'anagrafe. Pertanto, la natura del posto in cui si vive non può essere un impedimento per l'iscrizione all'anagrafe di un comune. Questo ufficio deve limitarsi a registrare la presenza stabile di una persona sul territorio comunale, anche se si trova ad essere senza fissa dimora o vive nel vagone di un treno abbandonato. Il cittadino potrebbe iscriversi anche con una residenza fittizia o virtuale, utilizzando magari un indirizzo inesistente, cioè dichiarando di abitare in una via che in realtà in quel paese o città non esiste. Quindi nel tuo caso puoi limitarti a dare l'indirizzo di un tuo amico. Per ottenere la residenza, una persona senza fissa dimora al momento dell'iscrizione anagrafica deve fornire all'ufficio anagrafe, quello del comune, tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti volti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. Ma come ti ho detto prima, la residenza può essere fissata anche in una via inesistente, la quale però avrà in questo caso una rilevanza giuridica. Ogni comune infatti possiede un elenco di indirizzi fittizi che possono essere scelti dalle persone senza fissa dimora per stabilire la propria residenza. Ma presso quale comune bisognerà chiedere la residenza? Se non c'è un posto dove si risiede in maniera un po' più duratura, è possibile chiedere di fissare la propria residenza nel comune di nascita, individuando, come ho detto prima, il luogo dove si fisserà il domicilio, una strada, un edificio abbandonato o anche una via fittizia. Bene amici, è finita anche questa videoconsulenza. Vi ricordo il numero WhatsApp a cui mandarmi le vostre video domande e ci vediamo al prossimo video. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, da oggi potete accedere a contenuti nuovi ed esclusivi di Questa è la legge. Come? È semplicissimo. Abbonatevi al mio canale YouTube. Con un piccolissimo contributo troverete tutte le puntate che trasmettiamo in live su Twitch ogni lunedì e giovedì alle 16 e che magari avete perso perché in quell'orario non siete riusciti a collegarvi. Parliamo di legge, spieghiamo le norme e le sentenze, rispondiamo alle vostre richieste di consulenza, vi insegniamo a districarvi nei meandri del contorto e farraginoso diritto italiano. Ci accompagnano ospiti d'eccezione, avvocati civilisti e penalisti, esperti in diversi settori e altri cittadini che hanno subito vicende molto particolari, magari simili alla vostra. Vi aspetto tutti e numerosi nel mio salottino legale. Abbonatevi, a presto. Questa è la legge.